Gli stranieri hanno scelto l'Italia, le città d'arte, e anche nell'ultimo giorno del 2013 le piazze delle più belle città del nord-est sono percorse da sognanti turisti incantati dalle italiche bellezze. Qui siamo a Verona e gli itinerari più famosi della città sono affollati del clima di festa, ma anche di tante presenze straniere. Da Piazza Bra all'Arena, fino alla Casa di Giulietta, ai musei, alla mostra dedicata a Monet, tutto rimane aperto fino a sera ed anche il 1° gennaio, per accogliere i turisti che hanno scelto di trascorrere in città l'ultima notte dell'anno. La parte del leone, almeno per le presenze turistiche, la fanno ristoranti e trattorie, mentre per le famiglie italiane la tendenza più gettonata, indotta dai tempi di crisi, è il Capodanno in casa, con amici o parenti ad aspettare la mezzanotte. Ma anche per chi festeggia in casa, le piazze di ogni città sono pronte per la grande festa di mezzanotte, con concerti, DJ set, balli propiziatori e fuochi d'artificio, perché quel che è certo è che tutti, proprio tutti, non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle l'anno che si chiude ed aprire la porta con fiducia ad un anno tutto nuovo e carico di buone speranze. A Verona sarà Enrico Ruggeri a salutare l'arrivo del 2014, ma feste musicali e spettacoli pirotecnici non mancano in ogni città ed anche lungo le spiagge del litorale adriatico, luccicanti per un fuori stagione pieno di buoni auspici.